Buonasera a tutti. Io anticipo gli altri perché poi avevo un po' di fretta, quindi devo andare via prima. Comunque vedo un bel pubblico, sono contento. Bene, stasera parliamo un po' di rapporti di coppia. Di tutti i tipi, uomo-donna, donna-uomo, uomo-uomo, senza vergogna, Signori, l'importante è stare sempre a giuste distanze. Donna-donna, magari dopo lo spettacolo, se possiamo organizzare, insomma, non è un problema. Comunque, che bisogna dire? Che oggi l'amore è pericoloso. Perché oggi funziona un po' così. Le donne che si espongono e l'uomo che si tira indietro. Poi l'uomo, c'è anche il caso in cui non si tira indietro troppo in fretta e succedono i danni. E poi bisogna andare in farmacia, insomma, a reclamare un casino. Io sono un ragazzo un po' moderno e mi sono esposto tantissime volte. Una in particolare. Lei era bellissima, era alta, era bionda, aveva il seno rifatto, il culo rifatto, il naso rifatto, le labbra rifatte, il pomo d'Adamo vero. E balle pure, insomma, avete capito che esporci troppo noi uomini non va bene, quindi va bene, lasciamo perdere. Però alle donne dico questo: anche l'uomo che è stronzo, freddo e menefreghista si può trasformare nell'amante più tenero e dolce che ci sia, basta che non gliela dai. Ad esempio, pure la ragazza mia le prime volte: non sei romantico, non mi porti mai in posti nuovi. Una sera l'ho sorpresa, gli faccio: amore, ti piacciono le stelle? Certo che mi piacciono. Bene, stasera ti porto in un posto dove le stelle sono almeno 3. Davvero? E dove mi porti? All'albergo dietro casa. Porco maiale, ma sei... Ma cosa pensi di me? Io sono all'antica. E vabbè, ma dai al Colosseo se sei antica, ma qual è il problema? Però, la cosa importante è che le prime volte che ci uscivo, i miei amici, un mio amico in particolare: Diego, stai attento che questa qua non è seria. Dicevo: ma dai, ma come fai a saperlo? Allora famo una prova. Ce l'hai una foto nuda di lei? Ma guarda, io veramente a sti livelli non siamo mai arrivati. Ne vuoi qualcuna? Fatto sta che poi siamo andati a convivere e io, da bravo ragazzo che sono, ho imparato a fare un po' tutto a casa: lavare, stirare e cucinare. Solo che ho perso un po' di mano la situazione e faccio sempre tutto solo io. A mio amico ho detto: André, ma qui è un problema, cioè lavo, stiro, cucino, faccio tutto io, mi tratta come un filippino, ma che devo fare? Fatti mettere regola. Un altro problema, André: la sera stiamo a letto insieme, gli faccio una carezza e lei si gira all'altra parte. Io provo a dare un bacetto, se gira all'altra parte, che devo fare? Metterla all'altra parte. Che poi sta ragazza mia è capace di uscire il giorno e spendere 300 euro per due ballerine. Se lo faccio io, sono porco traditore. Adesso noi c'è sta la moda del cane, si è fatta a suo cane. Il cane mangia, beve e dorme tutto il giorno. Lei rientra a casa: bello che lo sei di casa, ma che bravo che sei, hai mangiato, hai dormito? Se lo faccio io, a stronzo mi riporta a fa spesa, te arsi? È pure gelosa. L'altro giorno in macchina ho aperto la portiera e trovo un capello biondo. Brutto porco, di chi è sto capello biondo? Dove sei andato? Con chi sei stato? Amore, che c'è il tic nervoso? No, mi sto asciugando smart, però tu non cambia il discorso. Dove sei andato? Io là, un po' imbarazzato, cercando anche di rubare un po' la situazione, faccio: amore, scusa, ma sto capello biondo qua è tuo? Sei bionda? Questo biondo qua è tuo? Ma scherzi? Ma lo vedi che non mi guardi mai? Questo biondo qua, guarda che il mio biondo è un biondo sole sulle spiagge di Sharm el Sheikh, che se guardi a ovest c'è anche l'ido dei Caraibi. Ma
amore, ma tu la tinta te la fai al parrucchiere o all'agenzia di viaggi? Fatto sta che, per concludere, così vi lascio poi ai veri comici, a 25 anni ho capito una sola cosa dell'amore, che quando Masini cantava "Ti innamorerai" non era un consiglio, signori, era una minaccia. Uomo uomo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla prima e forse unica edizione del Mando Vai Show. Io sono Giovanni Coppeta e questa sera avrò l'onere e l'onore di guidarvi durante la conduzione dello spettacolo. Però va fatta una piccola premessa: tutto quello che vedete stasera, ma proprio tutto, è materiale interamente pensato, scritto e realizzato dai nostri ragazzi. Per cui il tutto ciò che vedrete è completamente autobiografico e su questo non ci piove. Come però potete immaginare, questa sera non sarò solo nella conduzione dello spettacolo, ma sarò affiancato da validissimi colleghi. E come non presentare lui, o meglio colui che ha permesso di realizzare tutto ciò, dalle luci agli impianti, alle sedie, ai soldi che non prenderemo. Direi di accogliere subito con un bel applauso Diego Lublion! Allora Diego, come va? Dai, come ti senti stasera? Ma vivo e peggio ed è peccaminoso come sempre, Giovanni. E non si scappa lì, eh? Sì. Tutto a posto? Sì, Giovanni, è stato difficile organizzare questo Mando Vai Show. Beh, immagino, è complesso e comunque dai. Mi sento come Rocky alla 36esimo round, è stata tosta, sono molto stanco. L'importante è avercela fatta, Diego, l'importante è avercela fatta. Meno male. Però, come voi tutti sapete, è necessario in ogni spettacolo una presenza femminile, no? Diciamo una sorta di delicata guida spirituale che riesca a coordinare il tutto, no? Giovanni, una bella gnocca, dai, eh. Vabbè, la gnocca. Quindi, la gnocca ci hai pensato te. Sì, diciamo che l'argomento della soubrette è stato, diciamo, l'argomento più caldo di quest'estate, Giovanni. E come mai, Diego? Diciamo che ci sono state polemiche. Addirittura. Guarda, un macello. Poi guarda, quando abbiamo ufficializzato il nome della soubrette, diciamo che la situazione è un po' degenerata. Addirittura, Diego, ma che è successo? E perché? Arianna mi risponde per telefono. Ma quella lo sai che fa così. Lady Gaga si è data all'alcolismo, non le combina dei cose crude, te dico. E quindi dovevi ripiegato, Diego, quando una soubrette, lo sai, no? Per parlare di Beyoncé, che Porella ci è rimasta tanto male. È andata in depressione, poi mi hanno detto che sta una clinica di Los Angeles, macello. Sta a sti livelli stiamo. Però io sto con la coscienza a posto, Giovanni. E perché, Diego? Perché? Perché alla fine ho scelto la migliore. La migliore? Sì. E chi è Diego sta supremo? La faccio entrare. Che il pubblico è curioso di saperlo, dai, chi è? Concentrato di bellezza e di bravura che è difficile trovare. E facciamola salire, dai. Facciamola venire, facciamo un oceano di applausi alla nostra Anna Paola Di Pace. Musica brasileira, eh? Diego, hai fatto proprio un bel lavoro stasera, ti devo riconoscere il tutto, per carità. Tu l'indici mai. Brigata. Niente, Anna, per noi è un piacere, ma soprattutto un onore averti qui al Mando Vai Show. Grazie. Però ti devo dire che, insomma, rimango un po' sorpreso. Beh, sinceramente pure io, una brasiliana Fabriano, io non l'avevo mai vista, sinceramente. Una bellezza brasiliana, bella come te, che si trova qui in mezzo a questi bei monti delle Marche. Ma dici,
motivo valido per cui, la verità, la vera verità per cui tu ti trovi qui stasera. Ma niente ragazzi, volete proprio sapere tutto, tutto tutto? Io sono sinceramente sono curioso, Dan. Sì, tutto tutto, dici, dici. Bene, la verità è che sono dovuta scappare da Rio de Janeiro. Scappare da Rio? Sì, dal suo sole, dal suo mare, dalle sue spiagge. Ti facevano proprio schifo. Ma questa è una vera e propria sciagura, Anna. Ma non ce la facevo più. Perché? Ma noia mortale. Una noia? Sempre le stesse facce, sempre la stessa gente. Sì, a Rio. Era arrivata proprio alla Cana do Gais. Oddio mio, Anna. Addirittura. Ma questa è una tristezza unica. Ma perché? Ma come mai? Ma non ce la facevo, ma era brutto, no, qua è molto meglio. Qua? Sì, qua. Qua mi diverto tantissimo. Tu, qua? Sì, veramente. Tutti i giorni sì? Vado in giro passeggiando. Veramente, no? Sì, qua. Sì, la sera vado a giocare a briscole al centro ricreativo di Fabiano. No, non sì, ci crediamo, ragazza, non ragazza. Ci crediamo, non sì. Ci crediamo, no. Sì, dovete provare anche voi, è una meraviglia. Contenta te, noi siamo contenti. De gustibus, per carità, non si discutono. Comunque, siamo Giovanni, tutti o manca qualcuno questa sera? Io ecco, scusa Giovanni, mi dicono che è appena arrivata. Ma chi è arrivata? È arrivata la nostra ospite internazionale. Ma perché abbiamo pure l'ospite noi qua internazionale? Come no? A voi mi sembra che qua non c'è nessuno qua dietro, ma ci stanno 5.000 persone dell'FBI e della CIA per la sicurezza della nostra ospite ufficiale. Ma chi è che è arrivato? Ma io non ho visto nessuno. Pensavo che eravamo subito. In questa serata magica e voi, pubblico da favola, anche noi del Mando Vai Show, non potevamo farci mancare anche noi la nostra maga. La maga? E chi è sta maga? Gioia, e che maga? La maga? Direttamente da Expo di Milano. Addirittura. Wow. Abbiamo qui con noi un grandissimo applauso alla nostra strabiliante Maga Circe. Dov'è? Chi è? La Maga Circe. La famosissima Maga Circe. Fantastico. Oh, 8 milioni mi è costato questa sera Maga Circe. Che stica? Arriva leggiadra. La maga. Ma che stai di maga? Ma salta sul palco! Ma che è successo? Un po' di maccio! Oh madonna mia, Die, cosa sta di quella? È un onore! Che fascino, che bellezza! Un applauso! Maga Circe! Non si discute, Maga. Indubbiamente, cara Maga. Buonasera a lei. Ma che fascino, che bellezza, Giovanni. Assolutamente. Che roba? Non pensavo che potessi fare. D'altronde, cara Maga, la sua vita è affascinante. Molto affascinante. Sempre in giro per il mondo. Sì. Sempre invitata ad eventi mondani. Sì. Giovanni, la Maga Circe frequenta la gente che conta. Addirittura, la gente che conta. Ma lei, Maga Circe? Sono Maga, prevedo tutto. E tu? Maga, allora torniamo a noi. Sì. Senta, da tutti ormai è saputo la sua presenza quest'estate nell'Expo di Milano. All'Expo di Milano? Expo. Addirittura. Rassegna internazionale Expo di Milano Maga Circe. Dove è stata per tutta l'estate nel padiglione polacco del famoso Giardino Magico. Il Giardino Magico polacco sì. Maga sì, Circe. Sì, 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 sì. Magico. Maga, mi scusi, prima che lo facciamo accomodare nella sua postazione, una domandina al volo. Dei ben 5 milioni di visitatori che lei ha ricevuto, pensate, 5 milioni di visitatori. 5 milioni per la Maga Circe! E anche Papa Francesco fa sti numeri. Ci dica, l'avrà incontrate persone normali, dei VIP? Vippissimi! Ci dica, di tutta questa bella gente, chi è che veramente l'ha colpita? Una ce n'è stata. Una sola! Una sola! E chi è? Chi è? Ci toglie il dubbio! È un attimo! Michel! Michel Hunziker! Wow!
Ma chi, Michel Platini? Ma no! Michel Mabel? Ma no! E Michel chi? Michel Obama! Addirittura, ma che livelli stiamo a... Michelle Obama, la moglie del presidente! E mandalo pure alla Casa Bianca! Alla Casa Bianca, e sti ultimamente! Perché quella ha detto la stavano a pitturare! Oh, la crisi sta pure per loro, che non è che... Bene, allora... Maga, noi... la prego, si accomodi alla sua postazione! Un applauso alla Maga Circe, grazie! Vabbè. Io direi, Diego, a questo punto, visto l'ingresso della Maga Circe, di, no? di cominciare a... lo spettacolo, certo. Facendo salire sul palco il nostro primo comico. Bene, bene. Bene. Ritmo. Diego! Che è successo? Oddio, che vai? Diego, aspetta! Sto avendo un presagio. Oddio. Un presagio. Oddio, questa... l'arrivo di una persona sgradevole. Sgradevole. Ma qua al Mandovai Show, ma qua sono solo persone, no? Chi è? Una persona negativa. Oddio, negativa. Ci abbiamo tutti sti sordi, questa è una persona negativa. Sì, ho capito, ma chi è? Chi è, Maga? Una persona che dà molto fastidio. Oddio, molto fastidio, non ci voleva, di cavolo. T'ho detto, guarda, ci vede, cazzo. Ste cose, no, però. Detto, lo spettacolo. Non pare che non piove, mo c'è il suo problema. Sì, ho capito, Maga, ma chi è? È un cagagazzo. Oddio mio, ragazzi, ma secondo me si sta sbagliando. Grazie, ne terremo conto, cara Maga. Grazie, la Maga si sbaglia mai. No, secondo me si sbaglia. Che te devo dire? Vabbè, ricomponiamoci un attimo da tutta questa bagarre e facciamo salire sul palco il nostro primo comico, ragazzo romano venuto sin qui per esporre le sue riflessioni culturali. Facciamo salire sul palco Marco Bernardini. Basta con queste risate, tutti quanti vogliono far ridere oggi come oggi, quindi bisogna riprendere anche un po' la parte quella tragica, no? Sapete che c'è sempre questa dicotomia comico, c'è il clown bianco e il clown rosso, no? Il rosso che fa ridere, il clown bianco invece è quello, la parte triste, anche nelle rappresentazioni c'è sempre una maschera che ride, una maschera che piange. Quindi io questa sera vorrei, diciamo, riprendere la parte quella tragica dell'attore. Pensate, sì? No. Quindi vorrei fare una poesia che ho scritto apposta per la serata. Posso? Disturbo se la faccio? Grazie. Un attimo, mi concentro. Scusate che sono tornato da un viaggio, sono arrivato subito qui, mi sono capicolato, non pensavo neanche di fare in tempo, quindi poi io non è che sono uno che viaggia tanto, perché io sono un tipo abbastanza pigro, cioè io sono pigrissimo, e una volta mi hanno fatto organizzare il raduno nazionale dei pigri, l'hanno fatto a Fermo, non è venuto nessuno, un successone! Ci sono andato manco io, penso. E quindi ho detto, ma vieni di qua, poi ho fatto sto viaggio, Nord Europa, Norvegia, Svezia, un altro mondo, Niente smog, tutti in bicicletta, mezzi orari, i mezzi in orario. Precisi. A me mi piace. A me piace il traffico, la mattina tutti in fila, no? Poi sti viaggi, poi non l'ho fatto nemmeno da solo sto viaggio, l'ho fatto con un amico mio di Milano. Oh, Maga, buonasera. Un amico mio di Milano
Che stanno fissa con la Madonnina. Capirà, io sono romano poi, no? Ma è a vedere i monumenti. Ma noi a Milano ci abbiamo la Madonnina. Ma è a vedere i musei. Ma noi a Milano ci abbiamo la Madonnina. Una mattina a fila è 8:30, siamo certe Madonne, ma noi con la Madonna in giro, volito? A una certa io ho detto. Dai, poi si viaggi che ti stressano. Sì, vabbè, ma queste sono cose mie, passiamo alla poesia. Si viaggi che ti stressano, però. Cioè, si viaggi che ti stressano. Poi devi salutare tutti i parenti. Io pure sono andato dai parenti, sono la mia zia, ho detto, oh, ciao zia, insomma, Marco, allora, quando parti? Ma sì, domani, dopo pranzo, con karma. Mi zia sgrana l'occhi, lascia cadere il bicchiere del whisky alle 9 da mattina. Domani, dopo pranzo. Fatto, sì, zio, domani dopo pranzo, karma. No, devi partire di notte, alle 2 di notte. Devi fare la partenza intelligente. La partenza intelligente. Doria a Fiumicino a Pia Aereo, mica devi a Borsano, è uguale! È uguale! L'ha detto Giorgino alla televisione. Chi è Giorgino? Quel bel ragazzo che dice il telegiornale. La partenza intelligente, che è la partenza intelligente? È quel meccanismo studiato dall'ACI, da Società Autostrade o da uno sciamano della tribù dei Zulu, che ti dovrebbe aiutare a fare il viaggio senza incontrare le code. E il traffico, no? La cosa fighissima. La cosa fighissima, se te ACI, Autostrade per l'Italia, o sciamano la tribù di Zulu, tagliani per te, non fai come i signori al mercato, e giù, e se sanno te ne c'è in bocca. È tutto un cazzo che te mi studi l'itinerario perfetto per partire, e poi vai a dire a tutti quanti quelli che partono lo stesso giorno mio. Perché poi partiamo tutti insieme che devo fare la partenza intelligente, e invece se troviamo come i coglioni tutti fila su autostrada. La partenza intelligente. Poi ci arrivi a destinazione, ci arrivi, no? Ci arrivi, 8 ore di viaggio, si diventa un tutt'uno sedile dalla macchina. Poi, ultimamente, quasi sempre, villaggio turistico. Bello, villaggio turistico. Allora, pensi a niente, entri, tutto organizzato. Tu non ti fai niente, basta che entri e te lasci trasportare. Torneo del briscola, 3-7, freccette, ping pong, calcio balilla, calcio, calciotto, tennis, calcio tennis. Snorkeling, che poi mi devo dire che cazzo è, cioè io ancora non ho trovato uno che mi sa di che cos'è. Snorkeling, freccette, tiro con l'arco, gioco aperitivo, gioco caffè. E te li fai tutti, perché dici ho pagato, me li faccio. Gente in fila che non sapeva no come si pronunciava, come si scriveva. Snorkeling in fila, ma non sai manco che è uguale. Io intanto un fila me ci metto, poi scopro che è, ma un fila me ci metto, ho pagato. E se fanno tutte le attività per tutto il tempo la ragazza. Poi però torna il giorno del rientro, alla normalità, alla quotidianità. Allora, com'è nata la vacanza? Quale vacanza? Me l'ho fatto un culo, grazie al cazzo! Ti sono tutta l'attività del mondo! Vabbè, ma queste sono cose mie che devo stare a fare, poi torniamo a sta poesia. Poesia? Tipo c'è la gente stressata. Stressata sì, la gente stressata. Stressi sì. Poi, voi c'è sta la moda di Facebook, no? Poi tu in vacanza ti fai le foto, e tu le mettono le foto su Facebook. Cioè scriviamo tutto, tutto! Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace! Che ti piace? Che? Perché c'è stare mi piace e c'è stare barbore ammazzato? Perché? Voi ci ridete, ridete. Poi c'è stata una categoria di persone che odio, sono quelle persone che mettono mi piace a una cosa che hanno scritto loro. Ma porca zuzza, l'hai scritto te! C'ha ragione. Te ci metti mi piace. E poi no? Cioè, mette se mi piace da soli. È come darsi 5 stringhe dalla mano da soli. Da psicopatici. Fatele da uno, bravo. Cioè, poi scrivono tutto, no? Hai visto? Ah, oggi in fila dal macellaio. Ho spolverato l'argenteria. Mi sono cambiato le mutande. Pure quando partono, pure con le partenze, no? Viva, domani volo per Londra. 15 giorni, 13 notti, ciao e sotto, a Diabolic e Lupin piace questo elemento. Evitate di scrivere quando e per quanto tempo partite, no? Poi venite a casa, fa svaliggiano, voi tornate, vi stupite. Ma come avranno fatto a sapere che non c'eravamo? Gli hai detto lei, gli hai detto! Su Facebook, tutto su Facebook, 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 per esempio, un'altra cosa su Facebook. Qua la fa la neve, l'inverno.
Noi a Roma siamo abituati alla neve. Forse vi è giunta pure notizia. Vi è giunta, no? Ai rai, mi ho fatto ridere mezza Europa. La neve a Roma. Noi non siamo abituati. Le foto, se fanno le foto. Tutti e fassi la foto. Cominciano a venire fuori, dei amici miei romani, sia album fotografici. La neve al Tuscolano, che è una zona di Roma. La neve al Casilino, che è un'altra zona di Roma. Un altro. Neve a Roma. Così, generico. Tra l'altro mi dicono pure anche via. Foto tutte uguali! A stalattite di ghiaccio? Non so se pure qua le fanno. No? Il pupazzo di neve? La tua ragazza che si mangia la neve? E tu dici, con l'inquinamento e il buco d'ozone e piogge acide, si mangia la neve. Poi quando la porti al ristorante, gli casca un capello suo sulla forchetta, chiama il cameriere, e se lo fanno? Fanno i chilometri quando chiamano il cameriere. Re! Sì. Scusi, me la può cambiare, sa? Mi c'è andato un capello. Con tutti questi germi non mi vorrei prendere qualcosa. Ma te sei mangiato la merda, te sei mangiato! Dove è il capello, tutta sta storia? Poi, da quanto tempo te l'ha visti i capelli? Dove c'è tutti questi germi? Poi un'altra cosa che mi fa rabbia, no? Penso che pure qua succede. Come comincio a fare due fiocchi? Tutti in finestra. Capisco perché ripetono le cose due volte. La neve, la neve. Bello, bello, Non hanno capito che se ripeti le cose due volte. Pari scemo, pari scemo. A voi a spiegarglielo. Sì, vabbè, ma queste sono cose mie, proprio come ne parlavamo sulla sera. Ma pure. No, c'è stato. Quando si comincia a posare sul terreno, sempre in finestra, sì. Mo attacca. Sì, mo attacca. Mo attacca al muro io se non mi trovo a dormire. Sono le 2 di mattina, tra 4 ore mi dovrò, ma che me frega a me la neve che attacca? Sto Facebook, poi siamo stressati. Basta leggere i giornali poi, Basta leggere i giornali. La moglie ammazza il marito ammazza i figli menano ai nonni. Ai nonni gli danno la pensione. Siamo stressati. Qua siamo malati, qui la psiche è malata, ci servono gli psicologi. Siamo stressati. E qual è la prima fonte di stress? Suocero a parte. Che ha detto? Io. Ah, no. No. Anche il traffico. Però una cosa ancora di più. In teoria non dovrebbero stressare su viaggini. Comunque, che sei tutti disoccupati? Che cos'è che stressa nella vita? Il lavoro. Se lavori sei stressato. Infatti guarda io come sono tranquillo e rilassato, non faccio un cazzo la mattina alla sera. Prendete esempio. E il lavoro fa male! Lo dicono pure i dottori! Che ti dice il dottore quando stai male a te? Che ti dice? Riposo assoluto, se faceva bene diceva va a lavorare. Sorvoliamo. E poi mo io sono disoccupato, ma sono disoccupato, cioè sto periodo, perché io fino a poco tempo fa, aspetta questo lo posso, c'avevo una società di brevetti, la Bravetti Brevetti. Che cazzo dico? Non posso chiamare la società come pare a me? No, ci mancherebbe. Beh, 10 ore di lavoro al giorno! 10! 10! Chi è che lavora 10 ore al giorno oggi come oggi? Chi? Chi? Io sì. Ah, 10 ore al giorno. Stavo nella stessa società. Era dei dipendenti, non lo sapevo. Azzio! La concorrenza. 10 ore, praticamente, in queste 10 ore. Noi sviluppavamo nuove idee per nuovi prodotti da immettere sul mercato. 10 ore. Altre 9 giocavamo a PlayStation. Allora, questa società, poi non ero solo io in questa società. C'avevo due soci, due fratelli, che avevano la passione per il volo. Non il volo i cantanti, Dio ce ne scampi e liberi, no? Il volo, quello è il volo con l'aereo, i superleggeri, visto ogni tanto passano nel cielo.
due fratelli, Gigino e Gigetto. Se volava Gigino, volava Gigetto. Se tornava Gigino, tornava pure Gigetto. Quindi io ho detto, ma potete fare i turni? Cioè, poi se qua o c'è state tutte e due e non c'è sta nessuno, ma noi perché qua fate un po' come pare. Insomma, sta società di brevetti, ci avevamo due prodotti di punta, due apparecchietti. Allora, il primo, che può essere anche utile adesso, peccato che è fuori produzione, risolveva il problema, la sciagura dell'estate, le zanzare. Poi costumidità, è un apparecchietto, on off, acceso spento, dove la signora è interessata. Ho acceso spento, che fa? Questo apparecchietto tu lo metti fuori dalla finestra, lo accendi, la zanzara che stava dentro pensa che è il zanzaro, esce dalla finestra, chiudi la finestra e risolve il problema delle zanzare. Poi ce n'era un altro, sempre un altro apparecchietto, avevamo tutti gli apparecchietti, abbiamo fatto un altro apparecchietto che invece faceva bip 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 bip. No, vedete fino a quanto regge, no, faceva bip bip bip, lo mettevi sul cruscotto della macchina e questo apparecchietto ti avvertiva quando ti ribaltavi. E tu magari stavi là, preso dai pensieri, e il lavoro, la socera, i figli, e fate qua, e fate là, piavi la buca, boom, boom, te ribaltavi, te ne accorgevi, quello suonava, bip, bip, tu dici, oh cazzo, ah, mi sono ribaltato, grazie. Abbiamo chiuso la società. Un po' per la crisi, mica perché non andavano i prodotti, ovviamente andavano forti. Un po' per la crisi. Ti è piaciuta questa, eh? Po' per la crisi, vedi, tu dici il cervello a scrivere le cose, poi dici quattro cazzate e gente. Che stati? Un po' per la crisi, ma la signora attenta proprio, un po' per la crisi, un po' per la concorrenza dei cinesi, che su ste cose sono forti i cinesi, su ste cose elettroniche così, da avanguardisti a gamma dalla razza. Sto a posto, avvisate a casa che fate la fine, te ne vai da un po'. Ok, a posto. Ma no, basta che è tutto a posto, tutto bene. Grazie. E che sa di? La poesia! La poesia! Ah, la poesia, vuoi la poesia? Ma la faccio, ma la faccio. Ma vedi sta cosa dei cinesi, me l'avevo un peso, no? Mo' cominciato. Ma dove vai? Eh? Ma dove vai? Show! È più pezzo in campo, bravo! I cinesi, proprio la concorrenza dei cinesi, e poi stanno dappertutto, sono arrivati addirittura a Shanghai, sono arrivati sti cinesi, dall'altra parte del mondo. Vabbè, ma questa sono cose mie. Dicevo la poesia, torniamo alla serietà di questa dicotomia, che poi che cazzo è, non lo so. Poesia. Basta lì, per favore. Le risate lasciamoli a quelli che vengono dopo, per favore, che sono anche più bravi di me. Allora, su questo non c'è. Titolo della poesia, piangeva. È poco, no? Che siete insensibili. Titolo, piangeva e voi ridete. Titolo della poesia, piangeva. Sbiruli, sbiruli, piangeva. La sapete pure voi? Voleva mezza mela. La mamma non l'aveva. Sbiruli, sbiruli, piangeva. Scusate, questo quando arrivo a questo punto cedo. A mezzanotte in punto passava un aeroplano e sotto c'era scritto sbirulì, sbirulì,
sta zitto. Grazie. Detto ciò, tolgo il disturbo, perché sono andato anche troppo lungo. E... quando facevo le cose comiche, come ho smesso, ero forte, vabbè, mo' racconto per questo, tanto mo' mi mirano dietro, fino a mezzanotte stanotte. Quando ero, facevo le cose comiche, andavo forte, sulle barzellette, pam pam pam, e le imitazioni, pam 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 pam. Se volete, mo' dovete dire voi però se volete, non me ne vado. No! Volete o non volete? No! Un no? Avete voluto a voi, quindi, eh? Sono loro. Allora, io ero forte sulle barzellette. Poi la cottona su Pierino. Il classicone delle barzellette. Allora c'è Pierino, anzi la mamma di Pierino, ha fatto la torta di mele e la mette a raffreddare sul tavolo. Ahia Pierino, dice, ah, la torta, proprio così, la torta. La mamma gli ha detto, no Pierino, no. La torta deve raffreddare, mi raccomando, io sto andando in palestra a fare la mia lezione di Pilates. Non te mangiate la torta. Va bene mamma, va bene. La mamma esce, prende le chiavi, prende la borsa, apre la porta, scende le scale, chiude la porta, scende le scale, arriva giù al portone, schiaccia il pulsante del portone, apre il portone, apre il cancello, prende le chiavi della macchina, apre la macchina, sale in macchina, mette a muro, parte, a un certo punto la macchina gli si ferma per strada. Perché? Perché c'è la batteria scarica, e il marito, quante volte te lo dice il marito? Controlla la batteria della macchina che se ti fermi per strada io non te venga a raccattà, quindi manca a te poteva chiamare il marito. Scende la macchina, trova la linea del bus più vicina, prende l'autobus e fa tutte quante le fermate di bravietto, giustamente che poi se passa al controllore, sto a fare due. Quindi prende l'autobus e arriva davanti alla palestra, scende dalla palestra, l'autobus chiude la porta, l'autobus riparte, lei rimane lì. Si avvia verso la palestra, entra dentro la palestra, saluta la signora della segreteria, perché ormai è tanto tempo che fa Pilates, quindi la conosce, e si fa scambiare due chiacchiere. Dice, vabbè, allora io vado a fare la mia lezione di Pilates. Quelle fa, no, non la puoi fare la lezione di Pilates. Perché? Perché? Perché l'istruttore è in ritardo. Perché l'istruttore era partito da casa con lo scuderone, che però ha bucato la ruota. Quindi si è dovuto fermare per strada, pure lui prende l'autobus, stessa linea della mamma di Pierino, è arrivato più tardi della madre, quindi ma però sta palestra così, questo non avverte mai quando fa tardi, perché prima. Quindi in questo arriva l'istruttore, apre la porta, tutto trafelato, Dio, scusate, ho fatto tardi, ma c'è avuto questo problema, perché mi si è bucata la ruota dello scuderone, quindi dovevo prendere l'autobus per venire qua. Ma non si prova tanto, pure a me, mi sono un contrattempo, quindi non è tanto che aspetto. Vabbè, andiamo a fare questa lezione, sì, andiamo a fare lezione, tutti a fare la lezione. La mamma fa la lezione di Pilates, sul pallone, fa la lezione di Pilates. Smette la lezione, via, tutta sudata, va dentro allo spogliatoio, si fa la doccia, si cambia, esce fuori, prende l'autobus al contrario, stessa linea al contrario, arriva a casa, apre il cancello, fa le scale, apre la porta di casa, trova il marito, che è successo tutto questo tempo? Perché mi sei fermata la macchina che ha batteria scarica. Ah, te l'avevo detto, controlla la batteria della macchina che siete fermata per strada, ma infatti io non te l'ho chiamato. Arriva in cucina, non trova più la torta, chiama Pierino, ma Pierino, la sei mangiata tu la torta? Sì, grazie. Poi dico un'altra, e in questo più che una barzelletta è un indovinello. Su indovinello l'ho visto carino, infatti l'ho aperto là. Cosa fanno due a letto? Dai, su, risposta veloce. Dormono o non dormono? Come? Non leggono. Cosa fanno due a letto? Che è sto casino? Cosa fanno due a letto? Tu a letto? No! Due a letto fanno 20 al chilo! Mi potete rivendere per fare questo? Un altro! Sempre indovinello! Come mi hanno davvero, mi stanno dando 20 minuti che sto qua! Cosa ci fa un corpo di 80 kg sopra un ramo? No, qualcosa fa. Complimenti.
un corvo di 80 kg su ramo fa crack. Basta, ne vado. Se no dice, ero qua, tutti amici, guarda, sono tutti là, sono in guardia anche io. Arrivederci. Anche meno, cioè non è che dovevo fare tutta sta finzione. Cioè. È arrivato il momento di far salire sul palco il nostro secondo comico. Ma che è? Cos'è sta voce? Ma chi è quello? Ma chi è? Ma questo chi l'ha fatto entrare? Oh! Ma questo chi è? Oh! Oh, ma lei chi è? Ma come si permette qua di interrompere lo spettacolo? Ma chi sei tu? Questa zona era mia! Ma che zona era mia? Era mia? Ma poi qua mica stiamo al mercato! Ma poi lei al massimo dovrebbe vendere noccioline, popcorn, che sono queste schifette qua? Ma che è un problema? A esposizione! Ma che sta facendo? Si fermi, cosa fa? Lei che noccioline e popcorn non tenga mai! Ma guarda questo! Faccia vendere cose più sostanziose! Lei tenga 9 creature a casa! Addirittura! Ma lei come si permette qua? Sasso ferrato, come si permette? Ma se ne vada, portatelo fuori questo. No, fuori no, sto sbagliando, tengono anche i creditori. Ah, pure i creditori c'ha lei, ma allora è proprio un farabutto. Ma che farabutto? Sono un faticatore. Un faticatore? Ah, lei è un tipo impegnato, addirittura un tipo impegnato. Eh sì. E perché? Ma c'è mangiata pure mamma! Ma che mamma, se ne vada con sto re, se ne vada! Ma guarda che è questo, guarda, io lo porto via con l'orecchio a questo, se ne vada, con sta cariola, se ne vada! Ma io roba da matti ragazzi! Scusate l'intrusione di questo cialtrone che non so come ha fatto a entrare qui stasera! Vabbè, io chiamerei un attimo sul palco Anna per ricomporci, perché scusate, dopo lo scempio che avete visto, almeno. E vabbè, Anna purtroppo, come vedi, non sempre le cose vanno come uno le programma. No. Comunque, direi che adesso è arrivato davvero il momento di introdurre il nostro secondo comico. Ragazzo umbro che è venuto qui stasera per raccontarci tutte le disavventure e peripezie che affronta un single al supermercato. E vabbè, accogliamo allora con un grosso applauso sul palco Riccardo Badù Bigotti. Allora, sente? Buonasera. Allora, il problema di noi uomini, diciamoci la verità, è quello di andare a fare la spesa. Diciamo che succede sempre a tutti quanti. Purtroppo io sono singolo e quindi devo andarci anche molto spesso. Diciamo la verità, noi uomini quando andiamo a fare spesa facciamo i disastri peggiori, non riportiamo cose che non ci servono, ci accorgiamo che non c'è niente per lavare i piatti e invece ci sono tantissime merendine, caramelle gommose e tantissime cose da bere. No, voglio dire adesso, alzate veramente, facciamo un piccolo sondaggio. Alzi la mano chi di voi si diverte, uomini, dico, andare a fare la spesa. Nessuno ha il coraggio. Beh, invece, io mi sono accorto che provando a guardarla, a guardare la questione da un'altra angolatura, in verità andare a fare spesa, se vi capita andateci il sabato mattina, è come andare al centro a non pagare. Allora, io l'altra mattina, faccio un esempio, sono andato, ho preso il carrello e mi sono accorto subito di alcune cose divertenti. Quando hanno inventato i primi carrelli con gli spicci, se vi ricordate, si prendevano con 500 lire, con 50 lire, e poteva capitare qualche volta che uno magari per l'affetto, perché non trovasse il luogo, diciamo, la catasta degli altri carrelli, lo lasciasse per strada, tanto sono 500 lire. Adesso no. Adesso, se ci avete fatto caso, è uscito il carrello Super Business Deluxe. Praticamente quello che ha due fessure. Sopra ci sono 2 euro, sotto c'è un euro.
sono le vecchie 6.000 lire. E infatti adesso, se ci fate caso, la gente va in giro con i carrelli così. Ti guarda in cagnesco se solo ti azzardi a guardare o a toccare un carrello che non è tuo. E addirittura ci sono dei gruppi che si organizzano per fare delle rapine anche. Portano via la cassettina direttamente e fanno tutti i soldi in questo modo. Ma, voglio dire, non so se avete fatto caso, io ho incontrato persone che affittano guardie giurate per liberare i corridoi, così arrivano, e quando è tutto libero fanno passare, così almeno il carrello è al sicuro. Oppure ci sono quelli che portano tutta la famiglia, vanno a fare la spesa in 500, 499 guardano il carrello, uno prende i cereali, le scatole, eccetera. O i più belli sono quelli che invece si sono evoluti, nel senso proprio darwiniano del termine. Se si sono fatti crescere altre braccia, così con due tengono il carrello e con quelle dietro prendono le cose dagli scaffali. Comunque, non è semplicemente soltanto questo il caso. Per esempio, l'altro giorno c'era una signora che per sbaglio ha preso un po' di verza, poi l'ha messa sul suo carrello, è partita e non si è accorta che non era il suo carrello, era quello di un altro. E sembra che insomma sia partito tipo un processo per direttissima. Però se l'è cavata perché insomma gli hanno riconosciuto anche la semi-infermità mentale, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. I più belli invece sono quei signori, quelli che pensano di essere dei drittoni, che in genere sono sempre al banco dell'ortofrutta. Li vedi che arrivano, prendono i guanti, li mettono come se dovessero operare, poi prendono 100-200 sacchetti, per aprirne uno ci mettono diciamo dai 30 ai 35 minuti, poi guardano tutti i peperoni, li tastano tutti quanti, bene, ma pienamente, e quando hanno trovato quei due meno peggio, li imbustano. Nel momento però in cui li vanno a pesare sulla bilancia, non premono il tasto 22, peperone, giallo, bolsena, eccetera, eccetera, no. Loro accendono il loro iPhone, vanno sulle app, scaricano borse e mercati finanziari, fanno un rapido algoritmo di quello che è il rapporto qualità-prezzo-prodotti e poi pigiano un altro tasto. Un prodotto che in genere costa molto meno e la cassiera difficilmente si accorge che invece di prezzare un peperone sta prezzando una palma da dattero di Charmel Shake. Però può capitare anche questo. Se no ci sono quelli graziosi signori al banco della gastronomia, no? Ci sono 500 tipi di formaggi belli pronti e invece no, vanno dal commesso e dicono: guarda, io vorrei proprio quella forma che ancora è nuova. Il commesso la prende, 1.000 chili di formaggio, va giù con la lama del coltello e prima, proprio nel momento in cui tocca la crosta, la signora: no, scusa, volevo soltanto 30 grammi di stracchino. E quindi in genere poi dopo la signora viene spesso bastonata. Comunque, l'altro giorno, e poi vi lascio, stavo girando sugli scaffali dello scatolame, fagioli, fagiolini, piselli e quant'altro. Ho fatto una scelta, però ho avuto un dilemma filosofico di fronte ai piselli, purtroppo, perché c'erano di diversi tipi: fini, finissimi, medi, grandi. Ho aspettato un attimo, ho pensato e ho preso i piselli medi, così per non esagerare. Purtroppo quando sono andato a casa non ho resistito, l'ho subito aperta la scatola e ho dovuto confrontare. E sono contento perché sono nella media. Che succede? Per esempio, facciamo tre. Ma lei perché che cos'è per lei la Maga Circe? È il massimo, la seguo per tutto il mondo. Veramente. Addirittura tutto il mondo per la Maga Circe, per la famosa. E lei, è la prima volta che fa la fila per la Maga Circe. La seguo sempre, e per me è tutta la vita, eh. Ma addirittura, no, tutta la vita la Maga Circe. Maga Circe. Lo so, vi amo tutti. Il vostro futuro è mio. Maga Circe, ma suo maialino chi era? Ma Diego, posso, se posso vengo anche io lì a ammirare le meraviglie della Maga Circe. Maga Circe, ma lei dunque va a fare le file oceaniche? Diego, la cassa. Fa le file oceaniche. Oceaniche,
oceanico. Però scusate, Maga, anche mi hanno chiesto molti amici, no? Come la domanda più curiosa. Sì. Ma scusi tanto, ma lei sempre in giro per il mondo, per il prossimo, sempre il suo tempo libero è solamente dormire la notte. Cioè lei, Maga, si dedica totalmente a tutti noi. A tutti noi, sono però vostra. Ecco, io mi domando e dico, ma lei, scusi, ma una vita privata non ce l'ha? Che ne so, una famiglia, un marito? Una passeggiata per il bosco. Ma quale bosco? Io ce l'avevo un marito, ce l'avevo. Ah, lei ce l'aveva un marito? Ma una bella signora così, di come che fa? Che marito! E che marito! Volete sapere questa storia? La volete sapere? Prego, prego, io ce la faccio raccontare, no? Successo un evento insolito circa un annetto fa. Ah, lo volete proprio sapere? E ce lo dica sto punto, Maga. Dovete sapere che io frequento castelli, naturalmente. Stavo nel famoso castello, quello che si chiama Oldegas. Famoso castello Oldegas. Oldegas. Con chi? Con Maga. Fatto chi è? Ah, ho capito. Mangia fuochi, fakiri. Personaggi del suo rango. Celebrità. Ah. Scusate, del suo rango. Delle grandi celebrità. Ero con loro a mangiare ostriche, champagne. Che bello. Caviale. Caviale, io non l'ho mai mangiato il caviale, Diego. Ma che è il caviale? Che lo so che... C'erano anche i violini, i mandolini, i contrabbassi. Ma una favola! Una favola! Magica! Magica! E poi? E poi? E poi che è successo? Quando se ne sono andati via tutti? Beh, è arrivato il momento, no? Io e il mio maritino, petta a petta, cazzo, culo, putta putta! Immagino! È il momento conta. Più focoso, no? Ci siamo appiccicati! Oh, ci siamo baciati! Sì. Come due cozze! Come due cozze! Che bello che romano! Ma ha toccato il tuo, che addirittura! No. Anche alla Maga si tocca! Che porco! Non avevo neanche le protesi, eppure a lui piacevo così! Oddio mio! Ma è perché piange? Piaceva! Che è successo? È una certa! Lui è venuto, naturalmente! Ci mancherebbe, con una signora del genere! Ecco, è venuto, è venuto a mancare! No! 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 Mortacci sua! È schiattato un marito, madonna mia! Ha lasciato col membro in mano! Hai capito dov'è la mia vita privata? Una tragedia, lì abbiamo fatto una tragedia per chiedere queste cose. Dalla magia si è passata la tragedia. Prego Giovanni, avanti, avanti, forza, vabbè. Ritmo, ritmo! A questo punto, vabbè, tralasciamo un attimo lo scalpore che ha destato in tutti noi la Maga Circe e ricomponiamoci un attimo e vi farei salire sul palco, giustamente, la nostra meraviglia della serata, Anna Paola. Grazie. E andiamo per ora a presentare il terzo comico della serata, ragazzo che è venuto sin qui dalla terra degli Abruzzi per farci una sua personalissima riflessione sulla celebre versione della macchina da scrivere di Jerry Lewis. Facciamo un bel applauso a Giuseppe Di Simone. Buonasera, ci mancherebbe. Buonasera. Non sentivo bene. Dunque, cominciamo. Scusami, devo levare un peso. Puoi venire un attimo? Cioè, signori, Giovanni Coppeta, grazie. Che è successo? Che stavo ancora un minuto per piscinarmi. Dimmi. C'ho questo peso da quando ti vedo. Dio, ti conosco, ti vedo e... C'è sto peso? Sì. Sono pesante per te. No, che mi serve... devo farti una domanda. Una domanda semplicissima. Spero una domanda consona, non riservata, perché sei un po' tipo timido. No, tranquillo. Ti hanno mai preso in giro per il tuo naso? Oddio, quando ero più ragazzino magari, poi magari sai con l'età si cresce. Che ti dicevano? Ma Gargamella. E basta. Sì, alcuni mi chiamavano pure la strega di Biancaneve, ma una roba da... Sapessi, cioè nel senso... Scusi. Prego. Scusi, ma se lei vedesse un naso così, la prima volta che va a camminare lo vede,
come il modo peggiore per offenderlo. Quale potrebbe esserlo? Cioè, scusi, non per dire, ma guardi. C'è un po' di copretta. Cosa potrebbe dire? Cosa? Nasone, cioè. Nasone. Qui stiamo a fare lo spettacolo. Nasone! Come andare, guarda. Me ne vado, dopo Nasone. Nasone. Ma con tutti i mille modi che ci sono per offendere un naso, cioè, devo dire Nasone. Ci sono centinaia di migliaia di modi per offendere un naso, e di toni da usare per offendere un naso. I toni. Ah, per esempio, abbiamo il tono aggressivo. Io, se avessi un naso simile al tuo, me lo farei tagliare. Amichevole. Certo che quando bevete vi si immerge nel bicchiere e fatevene fabbricare uno su misura. Oppure descrittivo. È una montagna, no, è un picco, no, che dico un picco, è un promontorio, ma che un promontorio, è una penisola! Curioso! A che vi serve questo affare smisurato, mia signora? Lo usa da scrittoio o da scatola da lavoro? Oppure grazioso! Amate a tal punto gli uccelli che paternalmente voleste offrire un trespolo alle loro zampette! Truculento! Ditemi, signora, quando fumate il naso vi fa da capo del camino e i vicini non gridano mai al fuoco! Previdente! Fate attenzione, che con tutto quel peso voi potreste cadere faccia per terra. Oppure non so, genero, metteteci un parasole per coprire quel suo bel colore. Pedante. Pare che l'animale che Aristotele chiama ippocampo elefante cammello pesasse quanto il vostro naso. Oppure cavalleresco. Ehi, bambola. Cos'è quell'uncino? Una nuova moda? Comodo per appenderci il cappello? Oppure non saprei, tipo enfatico. Oh! Che naso! Nessun venti vuol farmi venire il raffreddore ad eccezione del maestrale! Drammatico. Quando sanguina sembra il Mar Rosso. Oppure un son. Lirico. Potreste farci bagno dentro. Oppure non so. Semplice. Ma quando è che apre il monumento là che vuole farci un giretto prima di andare a dormire? Oppure, non so, ammirato, che splendida insegna per un profumiere, o addirittura rispettoso. Certo che ne possedete di beni al sole, eh? Oppure, pratico. Giocatevelo al lotto, è una bella puntata. O addirittura militare. Puntate! Oppure, il migliore in assoluto per me, rifare il tono alla tragedia greca.
tutti i modi del mondo per prendere in giro un naso. Hai visto? Ecco qua. Adesso però posso fare il pezzo, che non lo faccio. C'è tempo, adesso con calma. Il pezzo si fa così, molto semplice. Io vado più qui dietro, non sparisco, tranquilli. Prendo la sedia, c'è la sedia, la metto qui, là, perfetto, e avvisando il fonico dico musica maestro. Quindi signore e signori, musica maestro. Bene, 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 bene. Dopo il sommissimo intervento del Di Simone è arrivato il momento di introdurre il nostro quarto e che? Ma cos'è? Ma cosa sta facendo lassù? Ma venga su, venga! Sto guaiato! Abbiamo chiesto l'Odissea! I vaccini! I vaccini! Ma che fa là? Cosa fa? Ma cosa fa questo? Ma per favore! Sta sempre a interrompere lo spettacolo! Ma che fa? Ah, niente, ciò ho capito! Classico, succede sempre nei grandi show! Ah, ok, sarebbe il solito accattone aspirante suicida, il solito che interrompe da fastidio, ho capito, però non si può. Senta, di lei, della sua vita e dei suoi problemi, a noi non ce ne frega proprio niente. Zero! Ha capito? Stia calmo e fermo, lei sta commettendo un'azione sbagliatissima, ora noi l'aiutiamo, anzi, le diamo un validissimo consiglio, ok? Ci stia a sentire. Lei vada a Fabriano. Ecco, ponte della Galizia e se ne parla più. Non può dare sempre fastidio, basta. Ecco, ma che tutte queste telecamere? Ma che figure ci fate che è televisione? Questo è il Mandovai Show. Ma siamo in diretta in Mondovisione. No, ha sbagliato spettacolo. Noi siamo in diretta in Cosmovisione. La diretta in Mondovisione è da provinciali. Provincialissimi. Ma io tengo 9 creatura campà. 9 creatura campà questo tiene. Ho capito Anna, però non può sempre dal fastidio. No, poverino, io chiamo. Questo c'ha 9 figli, che dobbiamo fare? Scenda giù. Purtroppo, come sapete, forza, no? Dai, scenda. È la crisi che ha creato tutti questi nuovi disperati. Questi vengono sempre a dare fastidio per farsi vedere. Sto scendendo, Poi quando c'è di mezzo la famiglia, di certo non si può rimanere indifferenti. Ma stasera non giocava Cesena a Brescia? Cavolo, come no? Di contro valevole per la prima giornata del campionato cadetto! Come no? Ho giocato pure io! Ma che stanno a fare dietro? Perché io ho messo over. Over? Ma tu sei fuori, Gio, quello è grande, è uno 0-0 grande come una casa.
Ma che 0-0, dica, è quello che il Cesena ha preso l'attaccante del Serratica l'altro ieri. Quello c'ha proprio il fiuto del gol. Ma Giovanni, ma cosa mai c'è il rifiuto del gol? Ma dai, ma che stai dicendo? Ma ti è buono e caro, ma di calcio tu non hai mai capito niente. Niente. Capito tu, hai capito. E mo che dobbiamo fare? Su Santa Claus è arrivato? Avanti Santa Claus, vieni qua, vieni. Dai quell'altro, là, pure accompagnato dalla valletta. Facciamo un applauso. Accompagnato dalla valletta. Ma lei si deve vergognare, venga, si Santa deve Claus, vergognare. Salga, salga. Fammici parlare me con questo. Vabbè, dai. A posto, ha raggiunto il suo obiettivo, lei adesso ha ottenuto il suo pubblico. Adesso stia qui ed esponga pure il suo problema, prego. Problema, cara tragedia. Venga a mugliare, ma indo carcere Montacuto e nove creature a campà. Nove creature. Teneva nove creature. Come teneva nove creature? E perché ce n'ha 8, mo? Perché è una tragedia, che è successo? Uno l'ha già cagnato e uno l'ha già venduto. L'ha cambiato, venduto, ma che è calciomercato? Questo cambia, vendi i figli. Ma io acquisti, cessioni, per favore. Ma perché ha cambiato un figlio? L'ha già cagnato perché erano un gattone 120 kg. Ha già cagnato con porchettare i porci che tenevano figlio, Ma che sto dicendo? Ma questo è scandaloso. Questo si mette a cambiare i figli con i porchettari. Ma lei ti rendi conto a questo come cavolo questa mesa? Ah, ma poi l'altro l'ha venduto, perché l'ha venduto? L'ha venduto, era un Juventino. No, ma che c'era che pure no. Io sono Juventino? Accattatevi! Ma che fa? Tenga giù le mani! Che fa? Queste cose qua si c'ha frusaio. Che poi lei sta qua e neanche ha detto come si chiama il pubblico. Ulisse. Questo si chiama Ulisse. Ulisse! Se vi asse una cagarella, ma che succede? Cerco della vita! Sei quella zoppola da pedale! Oddio mio, ti vado da questo che sta succedendo! Mettiamo ordine, perché è una cosa scandalosa, che questo entra, fa dei terrazzi di là, entra Cariole, ma che è sta cosa? Chiedo scusa. Cos'è sta cosa? Vale, vi chiedo nuovamente scusa per l'ennesimo intervento del cialtrone e io richiamerei adesso veramente Anna Paola per cercare di ricomporre un'altra volta questa situazione che è diventata angosciante. Ecco. Ora, Anna, a questo punto è arrivato il momento adesso di chiamare il nostro quarto comico. Quarto comico, uno, due, tre, sì, dovrebbe essere il quarto se non sbaglio. Penso sì, quarto. E vabbè, anche lui è un ragazzo romano. E anche lui è venuto qui stasera a parlarci un po' delle problematiche di coppia e di tutto quello che succede quando, diciamo che un ragazzo e una ragazza non vanno proprio d'accordissimo, ma come sapete ci sono sempre dei dissapori. Facciamo salire sul palco Dario Brucchi! Come non lo diciamo, per favore, proviamo un bello qualcosa. Alzati sedia, oh. Bello, bellissimo. Partiamo subito con una scommessa. Quanti di voi sono fidanzati o sono stati fidanzati, sposati e felicemente? Dai, tutti. Sì. No. Oh, tutti, bellissimo. Anche io sono felicemente fidanzato. Veramente felice. Felicissimo. La mia non è una relazione in crisi, anzi, però ogni volta che esco con la mia ragazza succede sempre qualcosa. Per esempio, sabato scorso, appuntamento alle 20 sotto casa sua. Io inizio a prepararmi alle 18, mezz'ora di doccia, 10 minuti per vestirmi e un'ora per mettermi a posto i capelli. Sì, ci metto un'ora per mettermi a posto i capelli, perché ammettiamolo ragazzi, ammettiamolo uomini. A noi pure ci piace essere belli, no? E infatti, scarpa abbinata alla camicia, pantalone e soprattutto un litro di profumo. Un litro, esatto. Me ne sono messo così tanto che manco finito a metterlo, ricevo un messaggio su WhatsApp da una mia amica che vive in Australia. Adà, bello sto profumo, di che marca è? Arrivo alle 19:59 sotto casa sua.
Amore, scendi, sono arrivato. Mi metto le scarpe e arrivo. 8:30. Amo, poi scendi, sono arrivato. Te l'ho detto, mi sto mettendo le scarpe e arrivo. Passano altri 20 minuti e finalmente arriva. Ciao amore. Ciao amore. C'è un'ora per metterti un paio di scarpe. Per fortuna sei mille piedi, sennò per me erano che azzi. Partiamo, visto che siamo a Roma, al primo incrocio subito un matto mi taglia la strada. Io sono accompagnato dalla mia futura consorte, quindi la mia reazione è molto tranquilla. Scusi, faccio attenzione che avevo io la precedenza. Pure quello che è proprio accompagnato invece dalla consorte ha una reazione tranquillissima. Ma cos'è tu te la rimetti alla precedenza? Finalmente arriviamo. Trovo subito parcheggio, entriamo al ristorante e ci sediamo. Iniziamo a guardarci e sorridiamo. Ci riguardiamo e sorridiamo di nuovo. Ci guardiamo, sorridiamo, guardiamo, ci sorridiamo. E mo che cazzo sedimo? Per fortuna arriva subito il cameriere. Un bel ragazzo, vestito bene, con un bel portamento. What do you prefer, sir? Guarda, tranquillo, siamo italiani. Ma che davvero? Mentre voi siete? Siamo proprio romani. Ma veramente, bello ricco, che qua fatto a braccio, grande, ogni volta mi tocca per l'inglese che mi ciampico pure. Grazie, grazie. Di che zona siete? Siamo qua, stiamo sulla Prenestina, pure vicini. Ma che conoscivano il macellare dell'Arco Prenesti? Oh, quando lo vedi salutamelo, eh. No, non lo conosco, però vabbè, se vuoi te lo saluto. Oh, mi raccomando, salutamelo, che poi ci tengo, una bella persona, mi raccomando. Allora, chi, che vi porto? Guarda, per me va bene una margherita. Te, amore, che prendi? Io prendo questo. Bella scelta, signori. Amore, che te sei presa? Amore, vedi? Infatti ho visto. Si è fatta portare una bistecca che tira enorme è troppo poco. A confronto Bobby Dick è una sogliola. E dopo essersi divorata questa vacca intera, si è fatta portare pure contorno, dolce e caffè. E da bere la Coca Zero. Dice che vuole ingrassare. Finito di mangiare mi faccio portare il conto. Amo, che è salato! Ma che te va a mangiare pure il conto?